accomodarvi. Avete voluto indirizzare tutti i servizi del club per l'ottenimento di un cane da consegnare a una persona che ne ha bisogno. Grazie Roland. E questo qui è il nostro momento, insomma. Mi sono trattenuto prima perché credo che questo sia il momento della gioia vera, la festa, quella che vogliamo. Sono quasi commosso. Ringraziare Giovanni Fossati, presidente dell'associazione, perché è stato vicinissimo al Borromeo nelle difficoltà, nella ricerca di arrivare al compimento del service, non ci ha fatto mancare il suo aiuto. Barbara, che si è prodigata appunto della giornata in maniera notevole. Tutti voi, Gianluca compreso, perché tutti hanno contribuito per raggiungere questo grande risultato che abbiamo cercato, voluto, finalmente ottenuto. Credo che sia una gioia per tutto il club, non solo aver realizzato la cifra, ma aver realizzato l'obiettivo e tutti insieme. Io voglio solo ricordare questo piccolo particolare: qualche seduta prima della fine dell'anno eravamo là che non si sapeva se ci si arrivava o meno, e tutti quanti hanno detto non esiste, non ci arriviamo. Grazie a tutti, vi lascio la parola a Giovanni per questo presentarci. Grazie a tutti, ma Paolo, grazie veramente di cuore a te, perché tu quasi ti commuovi, ma mi commuovo veramente, perché ogni volta che ci sono queste cose mi crea molta commozione, perché sentiamo quello che facciamo, quello che fate, e senza di voi. Il discorso che noi facciamo sempre è che, a parte che io parlo troppo, ma sarebbe vera che dovrebbe parlare questa sera, perché sono loro i veri protagonisti, e merita un applauso vero, guarda che bravo. Veramente sono loro che dovrebbero parlare, ma purtroppo Padre Eterno non gli ha dato questa possibilità. E allora dobbiamo dire qualche cosa a noi. Però c'è la coda. Però la coda che dice tutto, bravo, che dice tutto. Ecco, io stasera sono molto contento di essere qua. Non vorrei qui vicino a me il mio angelo custode Barbara Benato, che fa parte un po' del vostro club e che devo dire la verità che mi è molto vicina. Mi è molto vicina in tutto e ovviamente difendere il Presidente, perché qualche occasione deve anche difenderlo. Ma devo dire che voi sapete, poi quest'anno come cane mio abbiamo dato anche a Mary Jones, a Barbara, no? Quello che facciamo è un organismo di risposta, cioè non è che facciamo molte proposte. Io prima parlavo con il Presidente Leo, che adesso diventa Lion, no? Che saranno molto vicini, perché io poi eventualmente poi dirò qualche cosa per il momento, perché sono molto vicini a noi e il prossimo anno ci sosterranno molto di più, perché noi siamo vicini a loro, ma loro sono vicini a noi. Stasera abbiamo Loredana, che avrà Vera, stando a Loredana con il Presidente Paolo, che ovviamente lui che dovrà prendere il guinzaglio e dare a Loredana il cane guida, che è stato appunto sponsorizzato da voi, con i vostri sacrifici, con il vostro impegno. E guardate che bello, ma guardate che bello, che bello, accompagnerà Loredana nel suo cammino della vita, che ovviamente può fare tutto quello che fanno le persone normali, e ovviamente è questo quello che noi e che voi con i vostri sacrifici avete appunto concluso. Una persona che grazie all'aiuto del cane guida, non solo grazie a se stessa, si permette di vivere da sola, di andare a lavorare tutti i giorni, e credo che quello che stiamo facendo
esattamente nello spirito della sua misericordia. Io sono non orgoglioso di più per tutti, di poter consegnare questo guinzaglio. Io sono commosso come tutti voi, mi sono preso dei meriti che in realtà non ho, perché io non sono l'educatore, l'addestratore di Vera e quindi non posso prendere questo merito, però ho una grande soddisfazione, perché è vero che non l'ho addestrata, però quando è nata l'ho presa in mano e vederla oggi cresciuta così posata, così bella, anche perché questo è frutto del nostro allevamento, quindi siamo orgogliosi doppiamente perché abbiamo un profilo morfologico eccezionale, una posa davvero, davvero, cioè davvero cane guida, responsabile, maturo, e questo mi dà veramente una grande soddisfazione. Grazie mille. Volevo Barbara, che è il nome del servizio per guida, donasse al presidente il nostro cagnolino, che ovviamente è il simbolo del nostro e il bidoncino che dovresti dare a Paolo per la... ecco. Ti do tutto. Grazie mille. Io ne ho uno speciale per te. Grazie. Questo perché, come insomma, abbiamo avuto delle conversazioni, tu già sai, e grazie. Grazie Paolo, mi commuovi. Grazie. Diana, allora, volevo dirvi, scusate, posso presidente due parole per il Leo? Paolo e Leo, sapete che sono il nostro futuro, no? E Diana era conosciuta a Venezia, anche se lei non si è accorta, no? Però stanno facendo un grosso lavoro. È un grosso lavoro che faremo, che faranno il prossimo anno. Poi vi do una chicca, perché adesso la devo dare, scusatemi, Ma mercoledì 25 giugno siamo al Papa. Abbiamo donato un cucciolo al Papa di nome Francesco e mercoledì 25 ci sarà un'udienza dove il Papa benedirà questo cucciolo a Roma. Di conseguenza è una bellissima cosa e noi la Erso dobbiamo essere orgogliosi anche di questo, ovviamente. Ecco, io volevo dire. E ovviamente adesso però Barbara dovresti dare un violoncino anche all'amico Ferradini. Perché? Perché? Perché l'amico Ferradini, no, se lo merita. Perché al di là che il governatore, il vicegovernatore italiano, eccetera. Ma Ferradini se lo merita perché, posso dirlo? È un po' rompi. Però in funzione a quello, perché ogni tanto mi telefono, ma guarda che c'è questo qua, guarda che c'è quell'altro, e noi ovviamente non siamo anche gli ultimi arrivati, ci siamo arrivati, però grazie veramente Gianfranco, perché sei molto attento a noi e ti ringraziamo di cuore. Va bene, adesso parlo anche nostro... Oh, e vai, va bene. Bisogna fare un self. Facciamo un self. A Paolo, soprattutto a Gianfranco, eccetera. Abbiamo anche Banda che ci sostiene con le sue marmellate, no? Che è sempre una grande sostenitrice, che l'abbiamo fatta anche socio con il servizio con il vino. Vieni Banda, sì. vieni qua vicino a me. Adesso. No, la più vecchia magari no, quindi sei molto giovane, la sapevo. Bene, comunque io vi ringrazio veramente di cuore per quello che avete fatto e soprattutto per Loredana, e grazie a voi, a due occhi e per ragioni varie ancora più. Grazie.